Consigliere Bertini, lei in un primo momento ha fatto una posizione un po' più soft, costruttiva, come si dice in gergo. Me lo conferma? La nostra è stata per un periodo abbastanza lungo una opposizione di collaborazione, nel senso che mettevamo a nudo i momenti di criticità e suggerivamo anche, mettendo in evidenza le sue debolezze, però suggerivamo delle soluzioni. Abbiamo fatto per lungo tempo questo tipo di lavoro e non è che abbiamo ottenuto grandissimi risultati, cioè le scelte che Rodolfo faceva e ha fatto le ha continuate a fare secondo un suo giudizio, un suo parere, non è che ci ha preso troppo in considerazione, però noi il fatto, diciamo, di essere dalla parte della città e quindi in ogni caso costruttivi non l'abbandoneremo mai. Chiaramente, siccome sono cambiate un po' le cose, si è adeguata anche la nostra opposizione. Infatti poi è passata a un'opposizione più coriacea, più dura. Come mai questo cambio di strategia? Perché c'è stata una presa di coscienza di una situazione profondamente diversa da quella che ci eravamo immaginati fosse di partenza. In effetti possiamo già partire da quello che è stato il Consiglio Comunale dell'altro ieri, quando il sindaco, davanti alla mia domanda, ha risposto candidamente che sì, lui in effetti è arrivato alla scelta della De Nigris in considerazione anche del fatto che la cognata lavora nello studio della De Nigris. Questa, secondo me, è soprattutto la serenità con la quale lui me l'ha detta questa cosa, mentre noi stavamo discutendo sulle incapacità della De Nigris e sulla necessità di mandarla a casa, e mi è sembrata una faccenda che giustifica tantissimo il cambiamento di tono. In buona sostanza, Rodolfo Visconti tutte le scelte che ha fatto, adesso lo possiamo dire a ragion veduta, le ha fatte tutte solo in funzione di se stesso, del suo posizionamento all'interno dei partiti e della sua situazione familiare. Facciamo l'esempio delle ultime scelte che ha fatto con i subordinati. Lui non ha scelto dei subordinati che potessero essere utili in qualche maniera alla città, no, ha fatto una specie di dopolavoro dell'INPS. Ha chiamato Nicola Campanile perché lavora all'INPS, ha chiamato Covino perché lavora all'INPS, lui lavora all'INPS, vengono a fare una partita a 3-7 al comune di Marana, fondamentalmente. Questo poi per non parlare invece delle scelte ancora molto più impegnative. Il fatto di aver preso un vice sindaco che avesse un'esperienza, inizialmente sembrava una faccenda importante, sembrava una faccenda ben gestita, ma adesso non è più così. Adesso il sindaco è taglia la tela. Taglialatela nel Consiglio Comunale dell'altro ieri ha imposto lui gli ordini, ha dato gli ordini Ha dettato i ritmi. dettato i ritmi, ha dato ordini ai consiglieri di maggioranza. I consiglieri di maggioranza non hanno aperto bocca e quando è stato chiesto 5 minuti di sospensione per riuscire a leggere meglio lo statuto a proposito di determinati problemi, lui ha dato ordini precisi, proprio gesticolando, come se fosse lui il padrone del vapore. Diciamo, i beoti della maggioranza, questa volta lascialo il termine beota, in effetti non hanno avuto niente da ridire, prendono ordini. Oggi come oggi noi abbiamo un sindaco pro forma che fondamentalmente lavora per la sua, per il suo prestigio, per il suo futuro e non per la città, e un sindaco reale che in effetti fondamentalmente lavora per se stesso, per Giuliano e per la sua crescita probabilmente all'interno del PD. Cioè, Rodolfo non è più la persona che poteva in qualche maniera crescere e diventare importante o diventare utile alla città. Era incompetente, è rimasto incompetente, ma adesso si è capito che non è nemmeno interessato a essere utile alla città. Visto che ha menzionato la De Nigris, anche la maggioranza, stop dal beota mi dissocio ovviamente, ecco una mozione di censura nei confronti dell'assessore De Nigris. È mai possibile che nessuno della maggioranza sia intervenuto in sua difesa? È stata una scena penosa, perché da una parte noi dovevamo parlare delle incapacità, delle inadeguatezze della dottoressa De Nigris, perché comunque sta in un ruolo dove dovrebbe esserci qualcuno che le cose le sa fare. Si è sentito il disagio, almeno io ho sentito il disagio di dover mettere in evidenza le sue incapacità,
vedendo una persona che comunque ne subiva in qualche maniera pesantemente le conseguenze. Bene, la maggioranza, che secondo me condivide pienamente il concetto espresso dai consiglieri di opposizione, nessuno della maggioranza, nemmeno uno, ha preso la parola per difenderla anche sul piano umano. L'unico intervento che è stato fatto sul piano tecnico, ma fatto semplicemente per dovere d'ufficio da parte di Luccio, ma nient'altro. Cioè lei è rimasta sola con le sue incapacità e poi, diciamola pure fuori dai denti, anche con la sua totale incapacità di rapportarsi alla realtà nella quale è stata calata, solo ed esclusivamente perché la cognata del sindaco lavora per lo studio De Nigris. Un manifesto che ritrae il sindaco col ciucciotto in bocca, quando ne vedremo un altro? Per la verità, quel manifesto io lo tenevo già pronto ed è stato sdoganato giusto nel corso del Consiglio Comunale, non appena il vice sindaco ha dichiarato guerra e noi abbiamo risposto a quello. È chiaro che con questo tipo di amministrazione c'è soltanto l'imbarazzo della scelta.